Posso iniziare? Sì. No, penso che qualche collega possa fare più da me. Devo dire che è una partita dove contava il risultato, lo si era detto nella settimana. Direi che è stata una partita nata e sviluppatasi come la logica poteva far pensare, strappi, giocate di nervi, belle giocate, due squadre che sono serie nel difendere, e è stata una partita dove abbiamo avuto un possesso chiaro per vincere alla fine del quarto quarto e siamo stati bravi a crederci nel supplementare anche quando sembrava che la partita fosse andata verso Cremona, e come detto ottenere un risultato in questo modo, con questa convinzione, dentro una nostra stagione che è stata fino adesso con tanti finali di partita sfortunati, o meglio non vincenti, e credo che questo sia stato un risultato importante. A un certo punto non ha avuto paura di fare Argentina da supplementare, ha fatto due canestri importantissimi, aveva dato un tiro da tre che si sentiva, si è un po' arrabbiato, però sono fatto più due canestri attaccando in penetrazione, sono tanto coraggio, con Gentile nell'ultimo supplementare mi sono arrabbiato, ma non tanto per per il tiro a tre, perché vedevo che comunque i difensori di Cremona avevano avuto due difficoltà a tenere su penetrazione, ho detto allora perché non penetra ancora, e devo dire aveva fatto due invece due errori difensivi da partita che ormai uno pensa di aver perso, e ho detto no, difendiamo, poi devono essere loro a segnare, non noi che cerchiamo qualcosa di troppo, cerchiamo la palla di troppo, devono essere loro a segnare per vincere la partita, non facciamo di segnare noi bucando qualche cosa, e devo dire penso che sapevo che era pronto, avevo già pensato di metterlo nell'ultimo quarto, poi ho visto che Stafford stava facendo una solidissima difesa, non volevo cambiare un quintetto negli ultimi tre minuti dell'ultimo quarto e l'ho cambiato negli ultimi tre minuti supplementari, si può cambiare due. Ah, dico, come battuta, nel senso uno sente la partita, non penso che ci sia la strategia a tavolino. Sì, la prova offensiva di Shakur e di Temple, al di là dell'ultimo canestro di Temple, su te da cosa è dipesa? Ma io credo che è stata una partita, come ho detto prima, che non poteva svilupparsi ariosa, se mi passate questo termine, e credo che abbiano avuto sicuramente non hanno avuto una prestazione offensiva limpida in una partita che per forza di cose nasceva contratta. Però credo che tutte e due hanno fatto azioni difensive importanti e questo credo che sia significativo ed è stato determinante per vincere questa partita. Devo spendere una parola anche su Stevic, che è stato forse tra più determinante per rimbalzi attacco. Stevic ha fatto una partita importante, è andato a castigare con la sua velocità le scelte difensive di raddoppio altissimo di Cremona, e credo che anche abbia sia stato molto bravo in due penetrazioni a mettere il corpo e a far non vedere il ferro ai piccoli di Cremona che avevano battuto il rispettivo avversario. Quindi sicuramente una partita, se passa questo termine, con palle vere. Cosa cambia vincere dopo aver mettersi 8? 3 o meno punti, vincerla in questo giorno, soprattutto adesso vi dà fiducia, che perché voi avete tutti gli scontri salvezza in trasferta, questo era il primo e l'avete portato a casa. Sì, io penso che sicuramente è una partita importante, cioè non è una partita decisiva, però è una partita importante, e credo che quello che ha sottolineato lei, ha sottolineato te, insomma, la seconda, no, nel senso quello che sto tornando a te, penso sia una cosa di cui fa tesoro, nel senso
voglio precisare proprio questo. Sicuramente nella partita significativa per il proseguo della stagione, vincere come ne avevi perse le altre 8 è significativo, però e questo è la prima cosa, è un tesoro, i tesori vanno respirati, annusati, fatte le inalazioni, ma soprattutto protetti. Altre domande? No. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie. Non è finto formale, perché devo formale, fare un po'. Complimenti. Io tanto mangio un pezzo di pizza. Prego, prego. Questo qua mi sembra un po' formale. Delusione, perché penso che veramente un'ingiustizia quella di oggi, che siamo stati, non so se loro forse hanno avuto l'unico vantaggio o se hanno avuto altri vantaggi, no, partita che noi abbiamo fatto, abbiamo giocato, siamo stati sempre avanti, non si sa neanche come non è stata vinta. Molta delusione, molta amarezza, bisogna andare avanti, bisogna continuare, continuiamo e cerchiamo di far sì che questa delusione, di riuscire a trasformarla in energia nervosa positiva per le prossime partite. Abbiamo anche una settimana difficile di allenamento, però anche di allenamento, no? No, non mi sento di. Sarebbe una scusa non vera e quindi ci porterebbe non a capire i problemi che abbiamo, quindi non va bene.
oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare con le capacità che abbiamo. Capacità e poi dopo l'inesperienza ti porta una partita vinta, non vince, solo l'inesperienza, l'esperienza la paghi, non si compra. Quando c'è, hai certi giocatori giovani, paghi. Hanno pagato tutti quei giovani e hanno pagato. Purtroppo è la triste, l'amara e triste realtà. Sono andato con quattro piccoli subito e per buona parte della partita, quattro piccoli a lungo, situazione contingente perché per cui sono stava bene, le chiuse non stava bene, o una scelta tattica precisa? Un po' partendo da loro e poi sono convinto che facciamo 60 punti a partita, certo che oggi non è che ne abbiamo fatti di più, però provare a muovere un po' così, a muovere un po', a giocare un pochettino più perimetrali, per aumentare i punti, cercare di abbassarsi un pochettino e quindi avere sempre bisogno che tutti facciano il meglio la loro parte. Siamo lì, il nostro margine d'errore è sempre basso, non sempre dire le solite cose. Cioè, ormai non ha neanche più senso dirle, così siamo e così. Dopo la partita di Cantù, sulla stampa hai detto vediamo di fare qualcosa, non so se c'è qualcosa che riuscirò a fare, se vedete c'è qualcosa che posso fare per questa squadra. A una settimana di distanza, dopo una partita persa come questa, che oggettivamente ha dato in mano 1.40 alla fine su più 6, quella frase dove la colloca? Dove la colloca? Penso ognuno può dare la sua, io la ribadisco. Cioè la carta d'identità non si può cambiare, gli errori di gioventù non si possono cambiare. Ci sono. Però mentalmente è sembrato ci fosse decisamente un altro atteggiamento da parte della squadra rispetto a Cantù. No, vabbè, Cantù era un fatto di particolare, cioè il discorso di atteggiamento era relativo, cioè il discorso di atteggiamento era relativo perché poi dopo è stato neanche tanto, cioè il problema è proprio dei limiti tecnici, della povertà tecnica, queste problematiche qua, non di atteggiamento, io non mi riferivo all'atteggiamento, che l'atteggiamento fanno quello che possono, si applicano tutti i giorni, cioè quindi anche Cantù è una partita, ma più che altro abbiamo avuto difficoltà tecniche, davanti alla loro fisicità, davanti alla loro pressione, abbiamo avuto difficoltà tecniche. Quindi l'atteggiamento è sempre stato buono, positivo e quindi non c'è niente da dire, anche oggi l'atteggiamento è assolutamente positivo, non c'è niente da dire, quindi squadra condotta, una partita condotta così e poi se sei 1.42 perdi, quando sei giovane mi perdi, questo è il problema. Storia della storia. Squadre giovani hanno i problemi. Sono preoccupanti le condizioni di Tusek con la fascia plantare? No, questa settimana ha avuto i primi giorni che non si è allenato, poi stava meglio e sta. Oggi ha giocato senza nessun tipo di antidolorifico, quindi sono convinto che possa dare una mano per quello che può dare una mano. Società, ieri ha detto che oggi ci sarebbe stato un incontro per definire la posizione di Roderick. Ti hanno in qualche modo interpellato coinvolto? No, cioè non ti parlo di questa prova di sanzioni, di. Penso che stasera ne parleremo, poi verranno tutti giustamente concentrati per la partita. La tua posizione qual è? Tecnica, non disciplinare, comportamentale, no, tecnica semplicemente, visto che. Sono assolutamente allineato alla società. Condivido le cose, condividiamo le cose, sono allineato, quindi quello che parleremo, che si deciderà, io sono assolutamente d'accordo, se non siamo
siamo sempre stati in una buona, in una sintonia sulle cose, quindi penso che lo saremo anche stavolta. Il fatto che si parli, insomma, che si parli di mercato, che state cercando comunque un giocatore 1-2, no? 2-1 lo chiamano come ne vuole, comunque un giocatore che possa ricoprire il periodo di difesa esterno, vuol dire che nella tua idea tecnica potresti cercare anche un giocatore da mettere di fianco a Tabu, in qualche modo spostare Tabu con il di guardia, una cosa che mi state pensando? Beh, ma è difficile adesso fare queste valutazioni al punto della stagione in cui siamo, difficile. E poi io anche c'ho dei giocatori che anche lì, cioè, uno tende più a pensare però a se stesso che al discorso della squadra. È fatica a spiegare a un giocatore, guarda che bisogna fare questo perché è meglio per la squadra, tu anche se ti sei un po' sacrificato, i giocatori non accettano, i giocatori pensano a se stessi, alla loro annata, alla loro carriera. Questo purtroppo è un problema che dobbiamo tenere presente nelle nostre valutazioni di giocatori, cioè siamo in una certa situazione un po' così e dobbiamo, abbiamo molti, sono stati sempre molti paletti quest'anno e abbiamo ancora molti paletti, quindi eventuale qualsiasi scelta che sarà da fare sarà una scelta molto difficile perché ci sono molti, sottolineo molti paletti, quindi è una scelta molto difficile. Quando parli di molti paletti ti riferisci al budget, ti riferisci a una questione tecnica, ti riferisci a... No, mi riferisco a... quando dico molti sono tanti, sono tutti tanti. Tanti nel senso l'ultimo tesseramento, no? Il numero di tesseramenti, cioè, come la formazione della squadra, poi dicevo prima dei giocatori che fatica a spiegare un giocatore, sai, per il bene della squadra è meglio facciamo una cosa e poi allora per mettere uno rischio di perderne un altro, cioè, poi ammesso che cioè, la squadra ormai ha preso una sua fisionomia, quindi cambiarla, quindi, difficile, molto. Poi quando sei anche fortunato, praticamente, è ancora più difficile. Buono, ancora più difficile. Non abbiamo avuto neanche un minimo di fortuna oggi, in altre occasioni, anche in certi momenti di dover fare certe scelte. E hanno dovuto in certi momenti subire certe scelte. Quindi... domani è un altro, poi speriamo che domani sia un giorno migliore.